promuovere nuovi collegamenti fra Salerno e Napoli? Ma sicuramente al di là dei collegamenti fra Salerno e Napoli già presenti, che sono comunque collegamenti importanti in ambito regionale, l'idea anche di essere presenti nelle iniziative particolari come questa di Salerno e quindi essere comunque un veicolo anche ecologico, come sottolineava l'assessore, è per noi una scelta obbligata, essendo insomma la nostra missione, e comunque cercando sempre di garantire anche la mobilità dei cittadini, dei pendolari che si muovono in ambito regionale. La situazione però resta comunque delicata a livello regionale. Il dottor Soprano, appunto l'amministratore delegato di Trenitalia, aveva detto che, appunto, ragionando sui crediti con la regione Campania, sulle ultime decisioni dell'assessore Petrella, diceva, insomma, che il 50% dei servizi locali erano a rischio perché, appunto, non era sostenibile finanziariamente questa situazione. Sì, come ha detto lei, la fase di confronto con la regione è tuttora aperta, quindi noi abbiamo il tavolo assolutamente in atto con la regione per riuscire comunque insieme a scongiurare questi tagli, perché non è sicuramente interesse di Trenitalia attuare i tagli, però è anche interesse di Trenitalia tutelare la propria azienda, i propri dipendenti, i propri beni e non effettuare servizi se non dietro la corrispondenza economica che è prevista appunto dal contratto di servizio. Ecco, l'assessore regionale Petrella, parte della regione Campania, un debito nei confronti di Trenitalia perché l'accordo è stato siglato successivamente alla sigla del contratto. Non esiste, scusi? Non esiste, non riconosce il credito da parte di Trenitalia nei confronti della Regione Campania perché è maturato dopo il 2008. No, beh, il contratto di servizio stipulato fra Trenitalia e la Regione Campania è del 2009, è un contratto che vale 5 anni, dura fino alla fine del 2014 e questo è quello che Trenitalia ha sempre sostenuto dal momento della firma. E il fatto che la Regione Campania abbia comunque sollevato dei problemi di validità del contratto relativamente allo stanziamento dei fondi da parte del governo, questo insomma sono così dichiarazioni pubbliche che l'assessore dal punto di vista della Regione ha espresso, ma la nostra tesi, la tesi di Trenitalia, è che comunque il contratto di servizio è pienamente valido, tanto più che all'interno del contratto prevede anche la possibilità che non ci siano interventi del governo, ma che sia la regione a intervenire poi per il periodo. Quale potrebbe essere una soluzione? Ma la soluzione è quella che stiamo cercando ormai da diverso tempo, cercare di trovare delle rimodulazioni dei servizi, che è quello che è stato fatto. Rimodulazione significa tagli? E significa, se detta in maniera brutale, significa tagli, in altri termini significa di trovare magari modalità alternative oppure in funzione dei flussi e delle frequentazioni dei treni cercare di ottimizzare il trasporto in modo tale che non ci siano doppioni, non ci siano sovrapposizioni fra diversi tipi di vettori, e questo cercando il più possibile di garantire la mobilità delle persone. Intanto la Regione Campania ha respinto le fatture del 2011, quelle del 2012, ha pagato solo una rata per il 2011 e fra l'altro sempre il suo amministratore delegato ha detto a questo punto saltano anche gli investimenti previsti, sono i 150 milioni di investimenti previsti in Campania. Sì, è chiaro che questa fa parte della contrapposizione in atto, no? Quindi da parte della Regione c'è la volontà di comunque di ragionare e discutere, da parte nostra anche, quindi cercheremo nei limiti di quello che ci darà modo di fare la trattativa di portare avanti il contratto di servizio e quindi da parte della Regione insomma la nostra speranza è che ci possa essere una revisione del loro punto di vista rispetto a questo problema dei pagamenti, che comunque ricordiamo tutti che il servizio pubblico deve essere sempre corrisposto con un corrispettivo da parte dell'ente che commissiona il servizio, al di là della presenza o meno di un contratto di servizio. Quindi secondo noi comunque il pagamento del servizio ci deve essere, non è un servizio a mercato, questo è un servizio pubblico e in funzione di questo le tariffe sono basse e non coprono la totalità. Insomma, di salubrità dell'ambiente, no? Perché il fine settimana soprattutto il centro della città è intasato da autovetture. Questo accordo con Trenitalia, insomma, avete fatto un calcolo, che beneficio potrà portare al traffico cittadino? Ma noi auspichiamo il migliore possibile, perché noi parliamo di treni
a piena come dire, grandezza, quindi gli stessi che vengono utilizzati la mattina per il collegamento dei treni pendolari, quindi credo siano 6 o 8 vagoni, quindi parliamo di centinaia di persone, quindi il risultato sulla mobilità cittadina non può che essere positiva, perché potrebbero essere centinaia la vettura che potrebbero non arrivare, diciamo almeno per tutti quegli visitatori che arriveranno dalla zona Napoli, la zona nord e i collegamenti appunto dell'area napoletana, ci consentirebbe di ridurre sicuramente il numero di treni. Noi abbiamo il numero di autovetture in città, noi abbiamo chiesto di prolungare l'orario di ritorno perché l'ultimo treno era alle 22:21, perché ci siamo posti il problema di chi volesse venire anche a passare una bella serata a Salerno e poteva avere la difficoltà che se vuoi andare a cena magari non riesci a trovare un treno in grado di riportarti. Invece con questo treno, che l'ultimo è alle 00:30, chiunque possa venire a Salerno per visitare Lucio Artisti, sia per passare un pomeriggio o una prima serata o per dilungarsi anche nelle ore successive, avrà modo di poter tornare nelle zone appunto di propria residenza. Problema a traffico, navette che partiranno regolarmente, la 24, oltre al servizio navette, oltre all'accordo con Trenitalia che dovrebbe in qualche modo alleggerire la mobilità urbana dalle macchine, dalle autovetture provenienti dalla zona nord, c'è qualche altra idea? Sì, stiamo cercando di fare un accordo proprio con l'assessore Picaroni, con i, tra virgolette, i garagisti, in modo da chiedergli di stare aperti, ovviamente magari con una tariffa agevolata, al fine appunto di poter utilizzare anche questi ulteriori posti auto che sono diffusi. Le Ferrovie dello Stato per attivare per Lucido Artista due treni regionali che partono da Salerno alle 11:20 di sera, 23:20 a 00:20. Quindi diciamo che tutta l'area nord da Napoli a venire giù sarà ben servita per Lucido Artista, perché ci saranno poi fermate nei principali comuni che si incontrano da Salerno a Napoli. Ripeto, 23:20, 00:20, partenza da Salerno nei fine settimana di dicembre e di gennaio. E ci sarà un vantaggio anche per i salernitani, perché poi partirà un treno dalla stazione centrale di Napoli dopo mezzanotte, quindi salernitani che dovessero trovarsi a Napoli possono rientrare poi anche in nottata a Salerno. È un modo per intensificare gli scambi con l'area napoletana e per dare un servizio in più alle centinaia e migliaia di turisti che verranno anche quest'anno per Lucido Artista a creare economia, turismo, commercio nella nostra città. Ci auguriamo che questo sia il presupposto per la conclusione positiva anche della vicenda della metropolitana. Abbiamo ripreso da qualche giorno il ragionamento con la Regione, dopo 2 anni e mezzo di ritardi sconcertanti, manteniamoci a questo. Diciamo che dovremo concludere, per quello che comprendiamo, in poche settimane l'intesa con la Regione, in maniera tale che la metropolitana sia compresa, come sapete, nell'ambito del contratto di servizi fra Ferrovie dello Stato e Regione Campania per il trasporto su ferro. Questo accordo ci consentirà di inserire le ultime tecnologie nell'ambito della stazione ferroviaria e ci consentirà quindi in poco tempo di sbloccare anche la metropolitana. Stavolta è più fiducioso rispetto al passato, comunque meno pessimista? Sinceramente sì, abbiamo trovato un interlocutore, il dottor Nello Polese, che è consulente credo della Regione Campania, mi pare che abbia compreso bene il tipo di problema che abbiamo, mi pare che abbia superato alcune, diciamo, rigidità, ecco, mostrate dall'assessore regionale ai trasporti. Mi pare che sia pienamente consapevole della necessità assoluta di attivare questo servizio nell'interesse della città, ma credo dell'intera regione. Quindi, per quello che mi è capitato di vedere, ho motivo di ritenere che questa volta siamo in dirittura d'arrivo. Stavolta però intanto la Regione ingaggia un braccio di ferro con Trenitalia Campania, ha dichiarato nullo, sembra Mitrilla, insomma, ritiene nullo il contratto, ha chiesto 270 milioni di euro di risarcimento danni a Trenitalia, Trenitalia ne vuole 290, insomma, la situazione non è poi così serena però fra Trenitalia e Regione Campania, come al solito, insomma. Saremo gli ultimi da Salerno a caricarci i problemi della Regione, se la vedano loro. È chiaro che ci sarà un contenzioso con le Ferrovie dello Stato. Mi è capitato di parlare qualche mese fa con l'amministratore delegato delle Ferrovie, l'ingegner Moretti, che è una persona amica, il quale mi diceva che in realtà aspettano da anni i pagamenti da parte della Regione Campania.
quindi ho la sensazione che chi ha qualcosa da rivendicare sarà FS e non la Regione Campania. Ora, comprendiamo tutti quanti che la situazione finanziaria è pesante per tutti. Quello che non possiamo fare è ridurre il servizio di trasporto pubblico a zero, come abbiamo avuto in questi mesi. Questo è intollerabile. Con Moretti ha parlato anche della situazione di stallo che in questo momento caratterizza il cantiere del Trincerone, della Lungo Irno. Lì c'è un problema, insomma, in qualche modo da risolvere, soprattutto con le ferrovie dello Stato. Mi pare che si stiano muovendo anche lì, con i tempi delle ferrovie dello Stato. Voi a Salerno siete abituati male perché pensate che in Italia i tempi delle opere pubbliche siano quelli del comune di Salerno. Purtroppo al di là di Salerno l'Italia è rimasta l'Italia e quindi per avere solo un piano per la sicurezza da parte delle ferrovie dello Stato perdiamo 8 mesi. Sono questi i tempi che ci hanno fatto aspettare per lo sfondamento del fascio binario a Torrione. Credo che abbiano raggiunto finalmente un'intesa, abbiamo cominciato la palificata via Diaz, ovviamente con i tempi che ci hanno dato alle ferrovie, quindi dovremo lavorare in orario notturno per 2 settimane. Qui non c'è niente da fare, ci sono norme di sicurezza che vanno rispettate, ma insomma l'importante è che cominciamo a muoverci e ci diamo tempi umani e non tempi biblici. Volevo presentare quello che sia per appunto poter chiudere questa cosa e sia per la velocità con la quale abbiamo fatto, perché poi di fatto in pochi giorni siamo riusciti a diminuire a un quarto con le fermate classiche del treno locale, a parte che l'8 dicembre c'è una partenza notaria leggermente precedente. Quindi le stesse fermate, quelle delle aggiuntive che consentono appunto sia esatto che le domeniche così che vivono. Quindi ringrazio di nuovo Trenitalia e questo è il progetto Train Artista che possiamo fare. Insomma anch'io ringrazio l'assessorato, ringrazio il sindaco di Salerno per questo accordo. Per noi chiaramente il servizio di trasporto ferroviario è una priorità sia per quel che riguarda la mobilità dei cittadini, cioè la mobilità dei pendolari, delle persone che lavorano e che studiano, ma sicuramente anche in casi come questi in particolari. È nostra ferma volontà partecipare, avere la possibilità di farlo perlomeno ed essere anche noi un vettore, sicuramente la nostra missione di essere vettori ecologici e anche economici per lo spostamento delle persone, anche in particolari situazioni come queste, come eventi, come manifestazioni, si inquadra anche questo tipo di soddisfatti sicuramente per la positiva. Del Ferrovie dello Stato, del Trenitalia, si consolida un rapporto di collaborazione che abbiamo con la struttura delle ferrovie, che già visto lo scorso anno, credo ci sia anche quest'anno un'implementazione di corse, la freccia rossa da Milano a Salerno. Ricordo che in occasione di Luigi Artista lo scorso anno ci fu anche questa campagna di promozione intitolata La velocità della luce, ormai il tema della luce, il tema dell'arte. E a morire del giorno, perfino i sindaci della Tostiera sono venuti qui per siglare un'intesa con noi su altre questioni, poi abbiamo chiesto il pagamento di un caffè d'artista, che ormai tutto insegna agli artisti, treni d'artista, caffè d'artista, menù d'artista, ormai siamo pienamente lanciati su questa linea. Allora si conferma che sono un rapporto importante come ferrovie, che avrà, credo che quest'anno, un'implementazione di corse di freccia rossa e che si concretizza specificamente, questo è l'accordo che scriviamo oggi, si concretizza con questa intesa che crediamo possa rappresentare un aiuto molto importante ad affrontare il problema della mobilità nella nostra città in occasione di Luigi Artista. Sapete ovviamente che registriamo in particolare a fine settimana ingressi in città dell'ordine delle centinaia di migliaia di persone. La città è assolutamente paralizzata, la coda comincia sull'autostrada, di questo siamo particolarmente soddisfatti come potete immaginare e tuttavia se possiamo alleggerire i problemi di mobilità lo siamo ancora di più. In particolare questo servizio ci consente di dare una risposta importante a tutta l'area nord di Salerno. Grosso delle presenze le abbiamo registrate dall'area nord, anche perché per chi dovesse venire a sud sarà conveniente poi utilizzare il parcheggio dell'AEG e l'utilizzazione delle navette che poi attiveremo anche quest'anno.
si prevedono queste due corse in più, partenza da Salerno 23:20, 0:20, mezzanotte 20. Sinceramente mi sembrano servizi tali da consentire a chi viene a Salerno di trascorrere una serata in piena serenità, poter avere anche una cena a Salerno e poter rientrare, a Napoli. La cosa interessante che ci ha notare Luca Gascone qualche minuto fa è che questo implementa anche un servizio in più da Napoli per i nostri concittadini, nel senso che noi avremo partenze da Napoli alle 0:42 e all'1:42 dalla stazione di Napoli Centrale. Questo riguarderà ovviamente soprattutto cittadini salernitani che non ci saranno fermate intermedie, ma per dire che si sta intensificando in maniera straordinaria lo scambio fra Napoli, Salerno, l'area nord e Salerno in maniera credo importante e vantaggiosa per le due aree urbane. Ci auguriamo ovviamente che questo sia di buon auspicio anche per la conclusione di un'altra vicenda connessa che avremmo voluto fosse risolta già in occasione di l'uscita artista di quest'anno della vicenda della metropolitana. Sapete che stiamo lavorando intensamente con consulenti della regione, il dottore Povese, stiamo facendo gli ultimi approfondimenti tecnici, contiamo di poter concludere questa intesa regione, Ministero delle Infrastrutture, di Ferrovie dello Stato e Comune di Salerno per l'inserimento del tratto di metropolitana di Salerno nell'ambito dei servizi regionali del trasporto su ferro. Questo atto amministrativo è il presupposto per consentirci poi di realizzare le tecnologie che mancano nell'ambito della stazione ferroviaria, su cui la competenza delle Ferrovie dello Stato, e questo ci consente nell'arco di pochi mesi poi di arrivare ad attivare il servizio metropolitano. Sarebbe un risultato straordinario per la nostra città, per la nostra regione, a cui stiamo lavorando intensamente e abbiamo fiducia possa trovare una conclusione nelle prossime settimane. Grazie a tutti e ovviamente vi aspettiamo, Presidente di Ferrovie, dirigenti, a fare una passeggiata alla Cucina Artista, saremo felici di accogliere.